mano e il suo contributo, anche se un po' critico, però per l'amor di Dio, qui non è questione di fede, queste non sono questioni di fede, per cui c'è l'opinione, ma comunque va bene, molto bene. E abbiamo un quarto d'ora al massimo, dentro questo quarto d'ora 5 minuti di interventi dalla sala, però per cortesia brevi, per dare la possibilità a chiunque voglia parlare, poi parla Monsignor Vescovo e chiudiamo. Prego, basta dire il nome e cognome. Grazie Luca. Mi chiamo Emilio Ramazzina, sono direttore del Dipartimento di Medicina e quindi lavoro in ambito medico come ospedaliero ormai dal 1980. E io credo di avere dei dubbi, non so come impatterà, se passerà e quando passerà questa legge sul Dipartimento, sulla medicina, dove la realtà del fine vita, che il signor Vescovo ha visitato i reparti, è quotidiana, è normale, è presente ed è molto presente. Quindi come impatterà sul fine vita nei reparti di area medica dove giustamente avviene la maggior parte dei casi del fine vita? Dati 2016 stabilizzati dal mio dipartimento, perché questa è la realtà che bisogna conoscere, noi, in ospedale, allora la medicina di 300, dove lavora anche Luca, 1890 dimessi, 327 decessi, 17% dei dimessi. Medicina in Rovigo, 1050 dimessi, 157 decessi, 15%. Ma andiamo poi alle lungodegenze, Luca lo sapeva. Lungodegenze in Rovigo, 255 dimessi, 78 decessi, 30%. Lungodegenze in Crescenza, 358 dimessi, 120 decessi, 36%. Non abbiamo segnalazioni URP, né abbiamo denunce medico-legali, quindi questa è la realtà del quotidiano. Come impatterà su questa realtà? Perché i tempi sono questi. Si muore in ospedale, non si muore più a domicilio, è difficilissimo. Gli ospiti hanno pochi letti, i pazienti oncologici anche giovani muoiono in ospedale e nei reparti medici. Quindi io ho un po' di preoccupazione sinceramente e non so come impatterà questo disegno di legge, questa legge sul fine vita che avviene in ospedale. Grazie. Perché è un problema, una tematica questa che non riguarda solo Firenze, riguarda tutta la società, riguarda la cultura di un popolo, riguarda l'etica di un popolo, di una comunità. Però in particolare riguardano i medici, e condivido quello che diceva prima il collega Ramazzina, perché questi medici si trovano in linea. Io ho partecipato personalmente a quattro edizioni del codice deontologico, alla stesura di tutti i quattro. Perché il codice deontologico? Perché muta. Muta perché cambia la complessità della società, perché muta la professione, però i valori etici, i valori etici può essere, sono sempre rimasti quelli. E non a caso, proprio per quanto riguarda l'accanimento dell'eutanasia, ci sono dei capitoli ben specifici. Per cui i medici rifiutano l'eutanasia, sia attiva che passiva, ma rifiutano anche l'accanimento terapeutico, come è stato giustamente già detto. Però guardate, che molte volte non esiste un bianco e un nero, ci sono tantissime sfumature di grigio. Ecco perché noi come Federazione degli Ordini avevamo chiesto, a proposito della legge, dateci una legge debole di fronte ad un'etica forte. Noi abbiamo fatto un codice deontologico forte, ma vogliamo una legge debole, proprio perché ci sono tantissime sfumature di grigio. Perché la cosa fondamentale, diceva prima Emilio Ramazzina che muoiono i pazienti in ospedale, è verissimo che si è persa la cultura della morte, quindi genitori, perché le persone vengono portate a morire in ospedale perché non vogliono più che i figli vedano i genitori, i nonni morire a casa, ed è un grandissimo, c'è stato un grandissimo spazio culturale. E da questo per tornare indietro, tant'è vero che adesso sulla medicina del territorio si cerca con le cure palliative che le persone possano effettivamente morire nel proprio domicilio con l'affetto dei propri cari, perché è vero, esiste proprio
La cosa fondamentale comunque è la cultura di non abbandonare il malato, di non abbandonare il paziente, soprattutto in questi momenti. Allora, senatore, volevo dire, le parole di alleanza terapeutica in questo caso probabilmente diventa un'alleanza d'amore. Giovanni Lozzi, avvocato di Vicenza. Per poi una riflessione dei nostri relatori sul tema della revocabilità o revoca delle DAT. Mi chiedo questo, è vero che la revoca è un atto unilaterale, libero, consapevole, eccetera, ma siamo sicuri che questa revoca debba avvenire proprio unilateralmente nel momento in cui l'alleanza terapeutica vorrebbe anche che fosse in sé ricondotta e riportata quella che è la valutazione medico-clinica del caso? Quindi dovrebbe essere un atto propriamente e solo unilaterale o condiviso in un certo senso? E sempre secondo questo schema, siamo certi che l'ultima delle date depositate con tutti i crismi di legge davanti al notaio, dell'ordine dello Stato, eccetera, sia quella propriamente la più efficace, la più giusta per quel paziente? Non è il caso di prevedere che le singole disposizioni che si succedono nel tempo devono essere interpretate, integrate, quasi a voler conoscere totalmente e unitariamente in modo più profondo qual è stato anche il percorso del paziente? Grazie. Chiedo scusa, avvocato, ecco, purtroppo non c'è il tempo per la risposta, pure se dopo, se vuole, avere la risposta tu per tu, perché abbiamo soltanto 10 minuti. Chiedo scusa. C'è un'altra domanda, molto breve. Sì, prego. Un altro, due. Dopo devo dare la parola al signor Vescovo. E dopo chiudiamo. Prego. Dopo. Prego. Scusa, non puoi dare comune cittadina di Cittadina, la quale si chiede, passa la legge e il comune cittadino deve, è consigliato a presentarsi dal notario e a elaborare il DAT, oppure, cioè, non è obbligatorio. E nella proiezione che voi fate, quante persone ritenete che ricorreranno alla legge? E per gli altri che non fanno il DAT, quale destino agli altri è riservato? Prendiamo come punto queste domande, però le risposte dopo vengono date tu per tu, perché non c'è tempo. Prego. Chiedo scusa, ultimo intervento, perché la facciamo solo adesso. Sono Cristina Di Meo e rappresento il comitato di mediamento provinciale, quindi sono con il professor Gandolfini, colui che ha promosso il Femide. Su questi temi, su questo tema in particolare, i nostri relatori lo conoscono benissimo, e il professor Gandolfini è intervenuto in maniera molto precisa anche sulla dichiarazioni che ha appena fatto il Papa, comunque che appena così sono state pubblicate sul quanto il Papa ha dichiarato. Comunque, al di là di questo, ecco qua, la questione, dalle vostre relazioni, ecco, cosa ricaviamo, cosa ricavo? È che la tematica è di una estremamente delicata ed estremamente complessa. Così come la legge è proposta, non viene incontro alle esigenze di solidarietà, di vicinanza al malato, addirittura lascia in disparte i più deboli, perché poi coloro che ci rimettono sono le figure, le realtà, le persone più deboli. Si parlava dei minori, ma o anche i malati, quindi i portatori di handicap, che casi ce ne sono, ce ne sono diversi. Si è detto di nonna, il professor Romano diceva, evitiamo i casi, però io non posso dimenticare, perché ci abbiamo lavorato parecchio anche qui noi come realtà di Rovigo, del comitato difendiamo i nostri figli, il caso del bambino Charlie Gard,
quale bambino è stato, la famiglia è stata desertorata, un malato gravissimo, il bambino era un malato gravissimo, però la famiglia è stata impedita la possibilità di fare una sperimentazione che poteva essere fatta nei tempi giusti, al di là dell'esito. I tempi sono andati avanti, non era più possibile nessun intervento e comunque i giudici hanno deciso per la famiglia. Neppure la possibilità di accompagnare questo bambino alla fine, alla morte. Allora, diciamo che lì ci siamo trovati di fronte, chiuso, ad una situazione veramente dolorosa e incresciosa. Lo Stato che interviene e decide. Questo è stato il caso. Ora, la deriva eutanasica è in una legge così come è posta, è abbastanza evidente, e non chiare le implicazioni, quindi forse è proprio il caso di dire non affrettiamoci a votare questa legge, se sono sicuramente strumentali, ma fermiamoci e approfondiamo per fare qualcosa di meglio che si può fare. Grazie. Chiedo scusa. Chiedo ai gentili professori, non c'è più tempo per domande, chiedo scusa, ai gentili professori se possono trattenere i ragazzi perché il tempo concordato era fino alle 13, devo passare la parola a Monsignor Vescovo e alle 13 finiamo. Ecco, desidero innanzitutto ringraziare i relatori per la profondità e la competenza con cui hanno esposto tematiche complesse e difficili. Ecco, ascoltandoli mi veniva in mente la definizione della legge che dà San Tommaso, riprendendo la visione anche del pensiero cristiano. La legge è innanzitutto ordinatio rationis, cioè ordinamento della ragione. E quindi una delle caratteristiche della legge è la sua ragionevolezza, che la rende quindi anche comprensibile e applicabile. Ecco, a me sembra sia molto importante richiamare questo, soprattutto su queste tematiche così delicate, importanti, che toccano la dimensione più profonda dell'essere umano, perché ricordiamoci che stiamo trattando della morte dell'uomo, che è il momento supremo della vita. E quindi, ecco, la società deve anche intervenire in qualche modo, dare anche degli ordinamenti anche in questo campo. Condivido anche l'idea che non si può normare tutto, che la legge deve fermarsi prima, deve lasciare uno spazio di saggezza, di discernimento, ecco, nell'affrontare i singoli casi. Ma ecco, questa legge deve provenire da una riflessione razionale, e nel nostro tempo, ecco, è molto debole e trascurata questa dimensione. Ecco, nell'affrontare queste tematiche prevale molto l'aspetto emotivo, anche sotto il condizionamento della comunicazione attraverso i mass media, entrano anche valutazioni legate a interessi molto contingenti, legate anche a situazioni politiche e così via. E io credo che il contributo che è stato dato oggi e che su cui dobbiamo insistere è quello di portare anche a livello popolare una riflessione razionale su questi argomenti, cioè ragionarci sopra, capire la complessità dei problemi, capire anche i valori che sono in gioco e che cosa comportano determinate soluzioni o altre. E in questo contesto credo si colloca anche il discorso, il messaggio del Papa di qualche giorno fa, cui è stato fatto spesso riferimento. Ecco, invito proprio a leggere il testo, perché è un messaggio di grande equilibrio che offre veramente una prospettiva in cui collocare anche la valutazione circa la legge in discussione e i suoi possibili miglioramenti. È già stato fatto accenno, un punto importante di questo messaggio del Papa,
che la rinuncia all'accanimento terapeutico richiamando un principio tradizionale che è quella della proporzionalità delle cure. Ecco, io richiamo anche un altro punto importante di questo messaggio che riguarda la prossimità responsabile. Cioè il Papa richiama, ecco, l'importanza che sia garantita a tutti i malati nella fase terminale della vita quella presenza amorevole che tutti possono dare, i familiari, gli amici, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, e che è importantissima nell'accompagnamento alla morte. Ecco, sappiamo come tanti anche richieste di accedere all'eutanasia nascono proprio anche da situazioni di abbandono. Ecco, mi fermo qui, data l'ora, e quindi auguro a tutti un buon pranzo e ringrazio di nuovo per l'attore. Ecco, io volevo fare una testimonianza. Io penso che quello che sta capitando è perché l'uomo ha dimenticato di non essere il padrone della propria vita, che il padrone è Dio. E noi vogliamo decidere con leggi che secondo me stanno aprendo all'eutanasia. Lo dico a ragion veduta, io ho avuto il mio marito per 7 anni in stato vegetativo e ho combattuto la buona battaglia quando Bibina Unglaro combatteva per la morte della propria figlia. Io ho combattuto fino in fondo, anche se mio marito, mentre era sano, diceva: se io dovessi finire in questo modo, ricordati, dammi una botta in testa. Ma io sono cristiana. Io ho detto: che cosa faccio? Ho capito in 7 anni, accompagnando mio marito, che anche in quelle situazioni ci sono tante cose da imparare. Io ho amato mio marito in quel periodo più ancora di quando stava bene, perché ho capito la compassione, ho capito che cosa vuol dire l'agape, amore incondizionato. Per lui ho scritto poesie. Io ho conosciuto tutto questo e ho cercato in tutti i modi di farlo stare bene, perché non è vero che non capiscono, e togliere il sordino sarebbe stato un omicidio. Allora ho lottato per tutto questo e tante cose ho visto che si potevano anche riprendere, anche una relazione umana, perché non è vero che i neuroni muoiono e poi non si riformano. Qualcosina si era riformato, uno stato di coscienza. E finalmente ho capito cos'è la coscienza. Guardate, la coscienza è la nostra anima, cosa di cui nessuno parla. Allora, mentre andavo alla casa dei risvegli a dire poesia per mio marito. A parte questo, ho conosciuto anche che non bisogna andare per forza a fare l'accanimento terapeutico, perché ho avuto la mia nipotina, che ha 1 anno e 4 mesi, è morta con un medulloblastoma, un tumore al cervello che era devastante. A un certo punto l'hanno operata, l'abbiamo accompagnata, abbiamo fatto la chemio, ma non si poteva fare la radio perché dicevano: non è possibile una bambina così piccola. Avremmo potuto rioperarla a un certo punto, da cattolici credenti e affidando appunto nell'anima e nella relazione con il paziente, perché curare vuol dire prendersi cura, vuol dire amare. Noi abbiamo detto: basta accanimento, lasciamo la pace. E quindi io penso che queste leggi adesso vengono utilizzate soprattutto da quei partiti che speravano tanto di uniformarsi all'Europa con l'eutanasia. Allora riprendiamo i valori cristiani. Siamo cristiani, non bisogna uccidere la persona, se ce le hanno date le accompagniamo, è perché non vogliamo più vedere né la morte, perché ci fa paura, e neanche la sofferenza. E invece è solo così che si diventa umani e si va in alto. Faccio anche le conclusioni.
voglio soltanto ringraziare ancora i relatori, voi tutti, grazie a tanti, tutto verrà registrato, per cui sarà disponibile, noi abbiamo anche i nostri canali di informazione locali e nazionali, quindi nel nostro piccolo, insomma, cercheremo di fare del nostro meglio. C'è un banchetto molto ricco di strumenti, in particolare i quaderni di scienza e vita, è tutto gratis, se qualcuno vuole lasciare un soldino è ben gradito. Grazie e buona giornata. Thank you.